sono Elvis Ricci, faccio parte della conosciuta Aia Ricci. La nostra azienda è situata a Faenza, in provincia di Ravenna. Gestiamo circa 650 ettari di terreno, in più facciamo lavorazioni conto terzi. Siamo tre fratelli e una sorella, padre e madre, e lavoriamo tutti in azienda. Coltiviamo circa 100 ettari di patate, 100 ettari di bietole da seme, 30 ettari di cipolla, 50 di grano, 200 di mais e abbiamo 50 ettari di vigneto. La nostra azienda varia un po' su tutto quello che si può fare in agricoltura. Noi siamo stati i primi ad acquistare questa macchina qui, un T5 Smart Track, e adesso possiamo vedere la nuova macchina con qualche miglioria che è stata fatta. Su questa macchina qui è stata fatta una miglioria sull'accessibilità in cabina, nella parte della scaletta, e una miglioria sul cambio della carreggiata, che adesso in circa un'ora riusciamo a cambiare la carreggiata. Possiamo passare dai 1450 fino ad arrivare a una carreggiata di 2 metri. Facciamo vedere da più vicino come si fa a spostare il cingolo. Prima di allentare il cono dobbiamo sempre allentare il cingolo. Allentiamo queste 6 viti qui, montiamo 4 viti in questi 4 fori e allentiamo il cono. Poi andiamo a togliere le 4 viti poste qua di dietro, le 4 viti qua. Una volta che abbiamo fatto questa procedura, montiamo l'estrattore e possiamo spostare il cingolo. Possiamo montare nastri da 30 cm fino a 45 cm. Ecco perché sono state montate queste ruote qui strette. Così noi con queste ruote qui possiamo montare qualsiasi tipo di cingolo. Queste sono le viti per regolare la deriva. La deriva quando la regoliamo? La regoliamo solo quando abbiamo un comportamento anomalo del cingolo. Abbiamo optato per questa macchina a cingoli più piccolina per fare le semine, perché vogliamo ridurre il calpestamento del terreno. Montando un cingolo più stretto si può usare anche per fare delle sarchiature interfilari, quelle cose lì. Nonostante di tara sia più pesante, ma con l'appoggio a terra che ha calpesta molto meno rispetto a una macchina gommata. E noi la adottiamo anche su una livella piccolina con sistema GPS per fare i livellamenti nei frutteti dove lasciano piantati i pali, dove c'è montata l'antigrandine. Quindi noi giriamo in mezzo ai pali, con l'aderenza che ha riesco a spostare molto a terra rispetto a un gommato. Noi in questa zona qui facciamo molti trapianti di bietole da seme, carreggiata 1400, quindi andremo a sfruttare la carreggiata 1450. Poi possiamo passare con la semina delle cipolle o delle barbabietole a carreggiata 1800. E poi tornare a una carreggiata di 1500 per seminare del mais. Grazie a questa modifica riusciremo a portare la nostra macchina dalle 500-600 ore che facevamo all'anno alle 800-900, anche 1000. Adesso vedremo quanto riusciremo a sfruttare la macchina grazie a questa modifica del spostamento della carreggiata in meno di un'ora.